La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Praterigno. Però per dire, facciamo capire anche tipo a casa chi è ipnotizzabile o no, ok? Questo qua è un piccolo esperimento, anche per me, per capire quanto è una persona ipnotizzabile, no? E anche per farvi capire voi un po' come funziona. Allora, mettete tutte le mani così, come se stesse pregando, un po' come fai tu di solito. Ah, ci stai ipnotizzando? Okay. Fatelo anche voi a casa. Anche a casa, così, ok? Con tutte le dita intrecciate, ok? Alzate gli indici, in questo modo, così, benissimo, attaccate. Adesso, fra un attimo, non ancora, ok? Tenete le mani così, io le stacco un attimo. Fra un attimo vi chiederò di staccare gli indici così e fissare lo spazio che c'è fra i due indici. Okay. Mentre lo fissate, voglio che immaginiate che sulle punte delle dita ci sono dei magneti potentissimi. Okay. E seguiate quello che vi dico io e escludete tutto il resto, solo la mia voce. Ok, vai, dividete gli indici più che potete, perfetto. Okay. Adesso sulle punte immaginatevi anche da casa di avere due magneti potentissimi. E due magneti che attraggono tra loro. Esatto, più li immaginate, più si iniziano a muovere uno verso l'altro, no? E più si avvicinano, più diventano veloci le dita, ok? Adesso non aiutate a non contrastare questa sensazione e piano piano le dita dovrebbero iniziare a muoversi sempre più veloci una verso l'altra. Non distarti, continua a concentrarti sullo spazio, bravissimo. Bravissimo, no? Non aiutarlo a non contrastare la sensazione, anche da casa, uguale. Continuate a concentrarvi su questi magneti potentissimi che ogni volta che si muovono leggermente una verso l'altra le dita, diventano sempre più forti. Sempre più forti, bravissima. Te fra poco si attaccano. Quando si attaccano, lasciate attaccate. Fra 3, 2, 1. E continua a concentrarti su questi magneti potentissimi. Anche te, Don. Vai, vai, continua a concentrarti. Simo, anche tu, concentrati, che ti stanno muovendo più lentamente rispetto a lei, però stai andando benissimo. Adesso più o meno 10 secondi dovrebbero attaccarsi. Guarda, 10. 9, te ormai sono attaccate, 8, 7, 6, sono sempre più forti, 10 volte più forti, 20 volte più forti, 30 volte più forti, 100 volte più forti, sono sempre più vicini, sempre vicini, sempre più vicini. Quando si attaccano, lasciale pure attaccare, ok, tu ci stai qua, lasciale pure attaccare, anche te, benissimo, va bene così. Adesso continuate a immaginarvi questi magneti sulle dita, ok, tutti quanti. Tutti quanti. E ora voglio che vi immaginate che questa sensazione che avete sulle punte delle dita si diffonde in tutta la mano, sui palmi, in mezzo a tutte le altre dita, e i palmi si iniziano ad attaccare 100 volte più forte, 100 volte più forte, 100 volte più forte. E più sentite questa sensazione che passa dalle punte delle dita, ai palmi, a tutte le altre dita, più diventa forte questa sensazione. Ora voglio che vi immaginate che oltre questi magneti inizia ad esserci una colla fra le vostre mani che diventa 100 volte più dura. Ora, soltanto quando vi sentirete nella condizione di aver immaginato nel miglior modo possibile questa cosa che vi ho detto, ok, e che le dita veramente sono completamente attaccate fra di loro, voglio che proviate a staccarla e vedrete che sarà sempre più difficile. Magari inizieranno a staccarti leggermente, poi diventerà 100 volte più forte e si riattaccheranno fra di loro e sarà 100 volte più difficile rispetto a prima. Quando vi sentite in quella condizione di non riuscire più a staccare le mani, provate a staccarle e vedrete che non riuscirete a staccarle. Tu non ce la fai, giusto? Ci stai provando davvero? Ci stai provando davvero? Non si staccano? Non stai facendo finta, giusto? No, te lo giuro! Ok, con te funziona benissimo. Te non ce la fai, giusto? Ma neanche Simo, te invece si staccano. Invece te stai riuscendo. E prova a descrivere la sensazione a tutti quanti. Ci stai provando veramente con te stessa. Senti? E sono durissime, giusto? Te lo giuro! Sono completamente attaccate fra di loro. Perché ti stai immaginando questi magneti. Adesso guarda, fra 10 secondi, conto a 10... a 1 e questi magneti scompariranno e tu riuscirai a staccare le dita. Guarda, stai tremando anche. 10, 9, 8, 7. Oppure ti lascio così e me ne vado. No, dai. No, dai, veramente. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Scompaiono e riesci a staccare le mani. Questo non fosse successo nulla. Ma stai scherzando? E ti cioè, guarda. Per far capire anche la cosa dell'ipnosi, no? In generale. Ovviamente, razionalmente, cos'è questa? Una penna. Una penna. Come prima, razionalmente, le tue mani, se le tieni unite, si staccano. Sì.
Giusto? Giusto. Ok, quindi se io ti chiedessi di prendere la penna così e provare ad alzarla, anzi, alzarla, no, dalle due estremità, ok, tu riesci a alzarla? Sì. Giusto, perché è, un, è una penna. Penna. Okay. Sposto un attimo un pelo più in qua. Sì, sì, poi. Ok, no, è una penna, giusto. Tieni pure le dita lì. Adesso, conto da 3 a 1, tu chiudi gli occhi e ascolti tutto quello che ti sto per dire. Ok. Ok, quindi 3, 2, vai, chiudi gli occhi. Adesso, vorrei che ti immaginassi, quando apri gli occhi, proprio come hai fatto prima, nel modo più vivo e intenso possibile, che quello che hai davanti, quello che è su quella sedia che hai davanti, appoggiata fra le tue dita, non è una penna, ma un mattone pesantissimo. Voglio che ti immagini tutto di questo mattone, la forma, immaginatela adesso, il colore, immaginati il colore, può essere anche un colore strano, quello che vuoi tu. Immaginati anche la texture, proprio fra le dita, la sensazione, anche l'odore se riesci, se hai l'odore proprio dei mattoni, no? Immaginati nel modo più vivo possibile nella tua mente. So che è un po' strano da tenere così un mattone, però ce la fai, non sei neanche tu, ma ce la fai a tenerlo così. Ora, quando ti senti tu di aver immaginato nel modo migliore possibile questa cosa che ti ho detto, apri gli occhi e continua a immaginare tutto quanto. Immaginati, senti il peso fra le dita. Senti quanto è pesante. Immaginati proprio quanto può essere pesante questo mattone. Che è uno dei mattoni più pesanti che tu abbia mai visto e mai sentito in vita tua. Quando ti sei immaginata tutta, apri gli occhi, concentrati sul mattone che hai fra le dita e prova ad alzarlo quando ti sentirai di non poterlo alzare perché è così pesante che non puoi riuscire ad alzarlo. Quando ti senti tu? Immaginatelo e quando te lo sei immaginato davanti a te, prova ad alzarlo e più proverai ad alzarlo, più ti renderai conto che diventa pesante. Pesantissimo. E più ci provi, più fai fatica ad alzarlo. Ci stai provando adesso? No, ma non è possibile. Non riesci ad alzarlo? No, ma non è. E tu sei sveglio in questo momento. E razionalmente sai. Però non riesci ad alzarlo perché è come se fosse attaccato, come se fosse incollato a terra, giusto? No, ma non è possibile sta cosa. Se dovessi spiegarlo, non riusciresti a spiegarlo razionalmente. Eppure non riesci ad alzare il mattone che fra le dita. Guarda, adesso fra 5 secondi, ok? Quindi conto da 1 a 5. Tornerai ad essere una penna, col peso di una penna, come prima riuscire ad alzarlo. 5, 4, 3, 2. Uno. Non ci credo, mi stai prendendo in giro. No, una penna normalissima. Te lo chiediamo noi. Io. No, mi stai prendendo in giro veramente. No, una penna normale, questo qua è lo sgabello suo, non è che può esserci qualche trucco o roba del genere. Non so, siamo noi che pensiamo Esatto, siamo noi che pensiamo che... Esatto. No, ma guarda. Fagli vedere loro, fai vedere in camera. No, perché poi razionalmente, cioè, se la forma della fatica che ha fatto tirare su. Se non lo vivi, cioè, razionalmente io capisco che anche dall'esterno, anche ma in chat, si può far vedere. Che si vede. È impossibile. No. Però ti vede ancora? Eh? Ti vede ancora? Sì, perché non gli ho dato l'input, però lei riuscire con lei riuscire a fare qualsiasi cosa. Ok. Prova a farle in modo che si innamori di me. No. Dai, per fuori. Però allora, quello è già più complicato. Perché in realtà... No, però... No, allora, no, non è che è complicato, nel senso che in realtà per queste cose tipo far innamorare una persona oppure anche robe, le peggio cose, anche commettere crimini per dire, in realtà quelle cose lì riesce a farle fare alle persone solo se fa parte della loro etica personale. Okay. Cioè se va contro... Quindi se le faccio cagare al cazzo non... È impossibile. Ok. Cioè... È possibile però con un'ipnosi... Proviamo, magari non le faccio cagare al cazzo e quindi funziona. Ma se non gli fai cagare al cazzo già gli piace, è quello il punto. Però magari mi si gira... Però non te lo dirà mai, capito, magari. No, però e tu glielo fai dire.
proviamo. Intanto, sicuramente ti faccio ci fa il cazzo, Matilda. Quindi prego, facciamo questo giochino. Ma glielo dice. Diglielo subito. Cosa gli dico? Che quello che pensi di lui. Perché devo dire quello che non penso? Non so, è il gioco. No, cioè, piace, sì, prova a fare questa roba dell'ipnosi. Se funziona, vai, va bene. Se allora, si gira e mi dice che mi ama, vuol dire che. Vai. Okay. Oppure fatti sparire. No, facciamo così. Facciamo così. Intanto io fumo. Perché? Lo devi chiedere a lui la cosa, perché io non ce l'ho. È di là. Posso andare a prendere? Ma no, la ricarica è quella, giusta? No, la sigaretta. Ah, sono di là, certo. Allora, guardami. Adesso, come prima, chiudi gli occhi. Ti compro un pacchetto stasera. Ok, quello che voglio che tu faccia, prendi un respiro profondo. Dentro. Espira. Di nuovo, inspira. Espira. Adesso immaginati, nella tua mente, che sei davanti a una scala. A chiocciola. Ok? Escludi tutto il resto. Concentrati. Ok? Adesso inizia a scendere questa scala. Ok? E io conto da 10 a 1. Quando arrivo a 1, tu sarai alla fine di questa scala. Ok? 10, inizia a scendere il primo scalino, 9, vai, scendi che cadi, 8, 7, 6, 5, 92, 4, 8, 3, 7, 2, 1, 11, e è caduto dalle scale. Tu scendi dalle scale, corre del cielo. Tu scendi dalle scale di quello che ti stai immaginando dentro di te, ok? Ora prendi un bel respiro, prendi la maniglia di questa porta e entra dentro questa porta. Ci entra e cosa trovo? Ok. E mi trupino. Una volta che varchi questa porta, voglio che immagini il tuo posto sicuro. È quello che, diciamo, ti ricorda l'infanzia, no? Il tuo essere più bambina, il tuo essere al sicuro in modo totale. Quindi sei completamente connessa con tutte le tue emozioni. Ora, davanti a te le emozioni, quello che provi, quello che pensi nei confronti di Grimbald. Guardale. Capisci effettivamente cosa pensi. Ok, stai sorridendo, è una bella cosa. È positiva. Va benissimo. Però vorrei che ti immaginassi che queste emozioni avessero una forma. Riesci a immaginarlo? Che questa forma che hanno diventa 10 volte più grande. Che siano positive o negative, diventano 10 volte più grande. E nel momento in cui si ingrandiscono, diventano più forti queste emozioni. Ora diventano 20 volte più grandi, 50 volte, 100 volte, e diventano, riempiono tutta la stanza. E diventano 100.000 volte più forti. Ti circondano completamente. Immaginati di essere sommersa da queste emozioni, ok? Che siano positive o negative, questo lo decidi tu. Sono le tue emozioni, non sono le mie. Una volta che ti senti completamente circondata da queste emozioni, quando te la senti tu, quando vuoi abbandonare il tuo posto felice, che potrai tornarci quando vuoi tu, anche quando sei tranquilla da sola, vai verso la porta, fammi un cenno quando sei davanti alla porta. Con i tuoi tempi. Quando sei davanti alla porta, fammi un cenno. Ok, prendi la mano. Grazie per i beat, cazzo. E chiudi la porta alle tue spalle. Attraverso, ma è vero che la porta alle tue spalle. Adesso conterò da 1 a 10. Quando arriverò a 10 sarai sulla cima di quella scala chiocciola e potrai aprire gli occhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apri gli occhi quando te la senti. Ciao! Come ti senti? Felice. Felice?
Ok, è positivo. Felice perché hai immaginato tutto quanto, sei riuscito a immaginare tutto quanto. È stata una bella esperienza in generale, no? Sì, ma assurda, ti giuro. Ok, adesso guarda Simo. E dì quello che pensi, dì quello che hai provato, quello che le sensazioni che hai provato nei suoi confronti, quelle emozioni che già in realtà provi, no? Cioè non sono cose che io mi sono inventato. Come ti sembra? Ho avuto un flash proprio alla tua immagine di te quando a Muggiano una volta ti avevo visto all'oratorio. Ma è stato all'oratorio di Muggiano, attenzione. Agli Olmi. No. Vabbè, era un oratorio magari. Beh, un oratorio, sì. E così non ti odierà. E cosa hai pensato quando hai visto quella cosa? Quando l'hai visto in questo oratorio? Che non lo so. Cioè, era un bel ricordo. C'erano delle belle emozioni legate. Sì. Ok, quindi sono. Ma sono belle emozioni solo del ricordo della persona in sé. Cioè, cosa pensi di lui? Cioè, come persona in generale? Perché poi io lo so che lui. Allora, io per dirti, ti dico io, ok, mi apro io nei suoi confronti, non ti amo, okay? Però per dire, no? Io, lui, Giovanni, abbiamo un po' una storia particolare, non starò a entrare nei dettagli, ok? Però diciamo che, sai, tante volte le prime impressioni si sbagliano, no? Poi io l'ho conosciuto, e per quanto magari in live, e questo lo dico anche a voi, possa sembrare magari un coglione, uno insensibile, tutto quanto, in realtà è veramente una. Io sono super, super diffidente con tutti. Sembro super espansivo, e tu puoi confermare, ma in realtà sono molto, molto, molto selettivo. Ho pochissimi amici. Lui è una persona, non posso dire che è mio amico perché ci conosciamo da poco, però per dire quello che posso dirti io che provo nei suoi confronti è rispetto, che è una delle cose migliori che io posso provare nei confronti di una persona. Grazie. Te, se dovessi descriverlo con una parola, come lo descriveresti? La sensazione, quello che provi lui nei suoi confronti. Non lo so, è un sentimento di felicità. Cioè non. Quindi se ti chiedesse di uscire, ci usciresti con lui? Forse sì, forse. Mi sembra felice lui della cosa. E tu accetteresti il caso? Scherzo! Ti pare? C'è tutto questo? Certo. Adesso. Sei straconfusa. Sta piangendo? Però ho provato le cose. No, non è. A parte gli scherzi, lei è una cosa. È una roba veramente bella. Ma l'hanno fatto anche a me, quindi ti capisco in generale. Io non. Cioè, ho detto, non voglio. Non voglio dirti pensa cose positive o negative perché non volevo instaurare nulla in generale, però a parte gli scherzi, qualsiasi cosa tu provi in questo momento non è nulla di che ti ho indotto io, ok? Cioè hai deciso tu tutto quanto, quindi non c'è neanche bisogno di dirti ok, chiudi gli occhi, torna giù, dimentica tutto quanto, perché è quello che tu senti, che tante volte magari. Cioè, poi adesso, ovviamente, io non so da quanto vi conoscete, quello che veramente provi può essere quello che vuoi tu. Però non è niente. Tante volte ci dimentichiamo di ascoltare noi stessi in generale. E questo è vero, cioè, è una cosa che in realtà potete fare anche da casa. Vi mettete lì, cercate di fare questa cosa qua senza io che sono lì effettivamente. Vi immaginate tutto il percorso che ho fatto fare lei e vi connette un po' di più con quello che è il. Quello che veramente provate su qualsiasi cosa. Possiamo provare poi. No, non è traumatizzata. Non sei traumatizzata. No, perché dicono che è traumatizzata. No. Sei felice, ti senti bene? Sì. Ok. Vuole provare lui? Prova, non funziona. Prova, prova. Sì, sì. Vabbè, magari sì, funziona. Sì, però su cosa? Su di lei. Su di lei? Sì. Io con lui non riesco a essere serio, quindi è anche qui. Proviamo. Dai, che adesso cado alla sedia io invece. Mi appoggio per la sedia. Se ti può alzare, certamente. Oddio, mi metto sulla sedia alta. Okay. Sì. Okay. Allora, ormai tanto non sei più a disagio. Ma anzi, fai così, guarda lei. No, vabbè, ma non posso stare un'ora a fissarla. No, lo puoi sguardare giù. Guardi giù. Sì. Lui, allora, Simo, per dire, per me te. Aspetta, apri gli occhi un attimo. Dimmi se mi sbaglio. Per te sei una persona che in realtà non ascolta tanto quello che. Cioè, sei molto razionale. Sì, molto. Cioè, sei irrazionale e razionale allo stesso tempo, nel senso che
magari provi qualcosa, ti ci butti e poi dopo probabilmente prende il sopravvento. Cioè, sì, al primo impatto dici, ok, ah, fa culo, vabbè, faccio così. È vero. E poi dopo ti rompi il cazzo, perché ti rendi conto di magari saltare degli step e quant'altro. Purtroppo sì, No, è una mia croce o fortuna. Ma ci sta una roba. Proviamo comunque, magari non funziona. Con lei quindi. Okay. Però tu devi stare serio. Io? Mm-hmm. Ci provo. Sì. No, ma c'era. Ma allora, io lo ma so. Ma prima Fede Yuki è entrato, mamma. Contro la rovescia chi era? No, era Miles. Ah, era Miles. Ti ha toccato il naso. Prima è entrato uno dal computer che continuava a dire tipo 3, 4, diceva numeri a caso. Sì, non l'hai sentito. Sai che no? Sì. No, ma perché poi a un certo punto lo fai parte veramente, quando se ti concentri totalmente su una cosa, entra a far parte di quello che stai provando. Quindi magari l'ha sentito, però l'ha fatto parte del suo ricordo. Infatti anche la cosa che hai detto, che ti ho visto in quell'oratorio lì, per quando sei poi... Ha ricordato? No, ma in realtà non per forza ti ricordi... Ricordi veri al 100%. Okay. Magari l'hai visto in oratorio e hai dato per assunto che fosse uno che frequentavi spesso, per dire. Sì, l'ho ricordato con la camicia. Mai messa la camicia in vita mia. Vabbè, ma magari c'ha un ricordo. Vabbè, sbagliato. Non è sbagliato. No, beh, ma allora, in discoteca mettevo la camicia, non all'oratorio. La camicia all'oratorio. Ma magari hai messo insieme più ricordi. No? Esatto. Magari ha visto lui vestito in un determinato contesto. Chiudi gli occhi. Prendi un bel respiro, e questa è una roba che veramente è una cosa che ti consiglio di fare per qualsiasi situazione che ti succeda nella vita. Adesso vabbè, facciamo un po', so che è un po' un meme per te, anche perché sei live, la tua live è tutto un meme, però è una roba che mi piacerebbe che ti portassi in generale, quindi te lo faccio proprio per quello, non per poi quello che è, per nei suoi confronti, quello che succede. Vai. Ok, stessa cosa, immaginati una scala, però tu immaginatela come vuoi. Può essere a chioccio, una scala lunga, corta, una scala che va verso l'alto. Probabilmente la tua scala va verso l'alto e non va verso il basso. Scusa, sto mangiando un pisello che fa la scala. Immaginavo, infatti ho prodotto la scala a chioccio e mi ho detto un cazzo che si ritorce su se stesso. Immaginavo, va bene, immaginatelo così. Okay. Se vuoi immaginatelo così. Non sto scherzando, se vuoi immaginartelo così, immaginatelo così, ok? Perché probabilmente come vedi le cose, cioè il tuo modo per... non connetterti ai tuoi sentimenti, alle cose che provi, eccetera, è proprio sdrammatizzare e far diventare tutto un meme. Quindi se vuoi, immaginatelo così, non sto scherzando, immaginatelo, sei davanti a questa scala, ok? E può venirti anche da sorridere, da ridere, come è successo a lei. Non è un problema, davvero. Falla parte dell'esperienza. Adesso, inizia a salire su questa scala, ok? Va benissimo, giuro, non sto scherzando. E fai il primo gradino, stessa cosa. Okay, visto che secondo me la tua scala, come hai detto tu, va verso l'alto, ok? E c'ha un senso, ok? Con te conto da 10, cioè da 1 a 10, quindi a salire, va bene? Quindi ogni volta che dico un numero tu sali uno scalino, o 2 o 3, quanti ne vuoi tu? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sei in cima a questa scala. Tu non hai una porta, però. È già aperta. È come se fosse una porta di quelle scorrevoli, però è già aperta. Perché per me tu in realtà sei molto connesso alle tue sensazioni. Voglio che prendi un bel respiro grosso. Ok, adesso vai, inspira e espira. Un'altra volta, più grosso. Vai. Ok, davanti a te c'è questa porta. Immaginati quello che c'è oltre questa porta prima di entrarci, attraversarlo. Stai immaginando, fammi un cenno con la testa. Ok, adesso entra questa porta. Anche per te è il tuo luogo felice, oppure una cosa che ti è successo quando eri bambino, un momento della tua vita, il momento in cui forse eri ancora più connesso alle tue emozioni, riuscivi ad accettarla meglio prima che ti succedesse magari quello che ti è successo, che ti ha fatto allontanare un po' dalle tue emozioni. Immaginati questo momento qua. E ora, ovviamente, sicuramente per te ci saranno forse anche più momenti
e è anche più difficile forse visualizzarlo al 100%, e nello stesso luogo comunque è come se ci fossero tutte le emozioni che provi nei confronti di tutte le cose. Può essere le live che fai, il tuo personaggio, la tua persona, i momenti brutti, i momenti belli, sono tutti lì allo stesso momento. Ora prendi un altro bel respiro. Voglio che vai davanti, ti immagini davanti al momento dove hai conosciuto Matilda. Ok? Che può essere anche oggi, non lo so. Immaginatelo, ok? Immaginati quello che hai provato, cioè il primo istinto, quell'istinto che di solito segui alla cieca e che poi magari dici no, fanculo. Ok? Ed è, non voglio che ti immagini che diventi più grosso. Voglio solo che ti immagini il valore che ha per te. L'importanza, il peso. Grazie per i beat. Il peso, cazzo, che ha questo momento qua. Simone pensa ai cazzi che sborrano le persone che bestemmiano, è palese. Ogni singola cosa che hai pensato, provate, può essere stupida, può essere bella, può essere una stronzata, può essere un meme come fai di solito. E voglio che li analizzi in un certo senso. Ok? Non ti chiederò di amplificarli, okay? Perché non ha senso secondo me per te. Ti chiedo proprio di analizzarlo al 100%, come so che sai fare. E capisci che qualsiasi cosa, ok? Tu puoi voglia dire se vuoi uscire con lei, non vuoi uscire con lei. Lei ha valore come persona. E quel momento è quello che ha dato il valore alla sua persona per te. Stai facendo? Ok. Adesso, quando avrai analizzato al 100% questa cosa qua, e quando l'avrai fatto tua, e ti renderai conto che fa parte di te, cioè non è una cosa negativa, fa parte di te, è parte del tuo essere, è parte della tua persona, ok? Voglio che tu ti avvicini di nuovo alla porta, non uscire ancora. Quando sei davanti a quella porta, con la porta già aperta, fammi un altro scenario con la testa. Con i tuoi tempi. Ok. Ora sei davanti alla porta perché ti senti pronto a uscire, andare verso le scale e ritornare e aprire gli occhi. Okay? Però la cosa che per me è importante per te è che veramente tu ti renda conto che tutto quello che provi, anche solo per una frazione di momento, è importante in quel momento. E quello che poi decidi in seguito, anche se poi neghi tutto quanto, eccetera, è stato importante, appunto. In quel momento lì, in quell'istante lì, era giusto così. E non c'è niente di male a provare emozioni, che poi magari si rivelano. Pensano che mi nascondi nell'ombra, ma io sono l'ombra. Non ci connettiamo al 100%, ci illudiamo di provare determinate cose. Ora, quando vuoi, attraversa la porta, vai davanti alle scale, chiudi la porta stavolta, quella porta scorrevole che ti ho detto che c'era prima. Ora vai verso le scale, conterò da 10 a 1, e quando arriverò a 10, cioè quando arriverò a 1, scusami, apri gli occhi. Voglio che ti viene in mente tutto quanto, però. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aspetta ancora un attimo. Prendi un respiro di nuovo. 1, apri pure gli occhi. È stato meno stupido di quello che ti immaginavi, vero? Adesso in realtà quello che ho fatto non è stato soltanto per lei, è stato tutto in generale. Però per dire, adesso sul serio, cioè sul serio, fai anche il meme, quello che vuoi tu.
Vorrei spaccarti la figa. Sulle panche, tutto sembra più di